ragazzi, benvenuti alle Blue Mountains. Questo è il secondo video della seconda parte del tour che appunto sto facendo. Se non avete visto la prima, andate a recuperarla, che è giusto il video caricato poco tempo fa. Purtroppo non ho fatto l'intro prima perché eravamo un po' di fretta. Comunque sia, ve la faccio qui, adesso siamo nel mezzo della foresta. Allora, essendoci una bella giornata, ho deciso di fare il tracciato dello Scenic World, che prevede due funivie, funicolari o come volete chiamarle, più la railway, quindi tipo ferrovia, che è la ferrovia più inclinata, penso, d'Australia, forse anche del mondo, con 52 gradi di inclinazione. Adesso dovrei essere arrivata alla seconda cabinovia, però non vedo nessuno. Ah sì, ok, c'è qualcuno. Rischiavo di rimanere a piedi. Questo sarebbe il tracciato della seconda. Siamo appunto nel mezzo della foresta. In ogni caso, adesso in ordine vi beccate tutte e tre le esperienze che ho fatto. Diciamo che è una cosa un po' da molto turistica, da turisti veri e propri. Sono comunque, costa 39 euro l'entrata per tutte e tre comprese. Ci sono tantissimi turisti, soprattutto in questo periodo qui che ci sono le public holiday, quindi un bel po' di gente. E detto questo, adesso io vi lascio alle riprese e ci vediamo dopo per la chiusura finale. Thank you.
pensavate che fosse finita, invece no, perché come ultima cosa c'è il ferry che ci porta da Homebush fino al centro.